E dopo il tavolo in prefettura di ieri sul trasporto pubblico locale tra regione e sindacati, i sindacati in una nota fanno sapere che è stata decisa una tregua di un mese nel tentativo di trovare soluzione attorno a un tavolo concertativo a cui parteciperanno le 29 imprese private che operano nel settore. Il quadro è inquietante, scrivono i sindacati, nessuna delle imprese ha mai partecipato a una gara con tentativi di liberalizzazione che sono partiti ben 8 anni fa, nel 2011. Il sistema va avanti con le proroghe, denunciano ancora i sindacati, il servizio potrebbe essere affidato a una sola azienda, propongono, come avviene in Umbria. Sono 400 i lavoratori coinvolti.